Devo sterilizzare queste attrezzature prima di usarle. Primo, disinfettare la zona in cui si inserisce l'ago. È il punto giusto. Ora devo solo inserire l'ago in profondità nella vena. Devo togliere il laccio emostatico. La provetta è piena. Perfetto. Ora devo mettere il flacone con il sangue in frigorifero. La vecchia combinazione era 1905. Non funziona più, ma conosco questo tipo di serratura. Con un po' di abilità dovrei riuscire ad aprirla. Cerchiamo di scoprire il primo numero a sinistra.
Gli elettrodi di questa batteria sono quasi scarichi. Devo ricaricare d'acido questa batteria. Di solito si usa l'acido solforico per le batterie, ma anche l'acido acetico dovrebbe andare. Devo sterilizzare queste attrezzature prima di usarle. La porta del frigorifero non deve restare aperta troppo tempo. Il filamento è nel pentolino. Devo solo sterilizzarlo.
Questo campione è vecchio di giorni. Devo averne uno nuovo, come ha chiesto Kruger. Perfetto, sono sicuro dei risultati. Il temporale si è calmato. Chiamiamo subito Kruger per dargli i risultati promessi. Chiuso, una porta massiccia. Il temporale si è calmato. Chiamiamo subito Kruger per dargli i risultati promessi. Grazie, padre. Ho segnato tutti i risultati. È stato molto preciso. Mi metto subito al lavoro. Presto sarò in grado di curare la sindrome di P e le sue strane varianti. Sono lieto di averla aiutata, ma questo non risolve i miei problemi. Dobbiamo fare tutti del nostro meglio. Lei sul campo, io in laboratorio. Ci sentiamo appena avremo novità. Arrivederci, professore. Arrivederci, padre. Ho fatto il possibile per Kruger, ma non potrà aiutarmi né a seguire il sentiero né a trovare Maria. Devo concentrarmi sul mio obiettivo. Questo apparecchio mi potrà comunque servire. Memoria, i tragici fatti a cui ho assistito a Vladoviste.
La mia battaglia contro Dracula si è conclusa con uno stallo. Il conte non verrà sicuramente a cercarmi a Budapest, ma sono dovuto fuggire dalle sue terre. Se dovessi tornarvi, sarei arrestato immediatamente come complice di omicidio. Nella sua roccaforte in Transilvania, Dracula è intoccabile. I suoi desideri sono legge e tutti gli obbediscono. A volte cambia terreno di caccia per trovare nuove prede. È per questo che ha acquistato una casa a Budapest. Il destino fece sì che scegliesse come notaio il mio amico Johann Hartner. Iniziò a desiderare sua moglie e alla fine la portò via con sé. Io e Johann ci lanciamo all'inseguimento della coppia maledetta. Compresi subito che il conte stava portando Luciana sul sentiero del drago. Come regalo di fidanzamento, voleva offrirle l'eternità. Seguimmo gli amanti da una città all'altra, ma purtroppo eravamo sempre un passo indietro. Alla fine, il lungo inseguimento ci condusse a Vladoviste, dove l'orrore ci investì prima ancora di poter trovare il castello del conte. Dormivamo alla locanda. La mia stanza comunicava con quella di Johann. Di notte sentivo la voce di Luciana che chiamava il marito. Il mio amico, che ignorava o forse si rifiutava di accettare cosa fosse diventata sua moglie, la invitò da lui. Un'imprudenza fatale. Luciana avrebbe dissanguato il marito se non fossi intervenuto io. Sfondai la porta tra le due stanze e trafissi il cuore del vampiro. Dissi a Johann che dovevamo lasciare subito la locanda, ma era prostrato e si rifiutò di seguirmi. Come temevo, il mio amico fu arrestato e incriminato per l'omicidio della moglie. Seppi in seguito che morì in cella. I giornali parlarono di suicidio, ma nella sua morte scorgo la mano del conte, influente persino dentro le prigioni. E così questo è l'ultimo messaggio di Herman van Bergen, registrato oltre 50 anni fa. Oh, il cilindro mi si è rotto in mano. Quella è la mia fionda. Ci tengo molto. Sì, capisco. Non voglio regalartela, ma posso dartela in cambio di qualcosa. In cambio di cosa? Non so. Un tesoro davvero prezioso. Oh, grazie! Puoi prendere la fionda in cambio. È nella mia borsa. Il tuo regalo è veramente bello. Puoi prendere la fionda. I grandi dicono che stai attirando la disgrazia sul villaggio. Sarà anche vero, ma mi piaci lo stesso.
Luana. Gente a cui non piacciono né i preti né gli zingari. Quelli che si aggirano per la città sono più pericolosi. Mi guiderai verso il sentiero del drago? Non è ancora il momento. Prima impara a conoscere il nemico. Non è il momento di farsi scrupoli. Devo perlustrare questa stanza.